Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Qualche tempo fa avevo fatto uscire un video in cui vi parlavo dei migliori posti in cui andare a mangiare o bere a Milano. Il video è piaciuto tantissimo e un sacco di persone mi hanno chiesto di fare la stessa cosa ma per Roma. Siccome il mio ragazzo è di Roma, diciamo che sono stata in molti posti anche lì e quindi ho una bella lista di posti da consigliarvi. I ain't been getting high. Well maybe a little baby, I don't wanna lie. I know when you text me girl I don't. Prendo il mio cellulare per dirveli perché, come vi avevo già detto negli altri video, io mi segno tutti i miei migliori posti dove vado su un'applicazione che si chiama Mapster. Quindi i posti che vi dirò oggi li troverete anche sul mio profilo o su quest'app, oltre a un sacco di altri posti, non solo a Roma ma anche in tutta Italia o comunque tutto il mondo, o perlomeno i posti in cui sono stata o in cui vorrei andare. Non vi divido il tutto in categorie perché non saprei che categorie fare qui, perciò vi dico un po' di posti sparsi in generale e principalmente vi parlo dei miei preferiti. Leonardo è il mio ragazzo di Roma Nord e ho imparato ormai che quelli di Roma Nord escono sempre a Ponte Emilio, in quella zona là. Quindi diciamo che mi ha portato in diversi posti in quella zona e i miei preferiti là sono Bakery House, dove potete andare a fare un brunch, una colazione, hanno le cheesecake buonissime, io poi sono un amante delle cheesecake, è molto all'americana, hanno un sacco di cose anche americane, vi consiglio di andarci se anche voi siete amanti dei brunch o dei dolci come me. Sempre a Ponte Milvio, un altro posto che mi è piaciuto molto, si chiama Macello, è un ristorante principalmente di carne, penso abbiano solo quello praticamente, e è fighissimo perché praticamente vi portano la carne conficcata in delle spade sul tavolo, cioè vi portano vedrete dalle foto poi perché non so spiegarvelo, e la carne è fenomenale, veramente, ma veramente buona. E infine sempre lì un altro posto che mi è piaciuto molto è Trapizzino, fa dei tramezzini ripieni di specialità romane. Questo è proprio un posto per un pranzo veloce se passate di lì magari, però appunto ne vale la pena provarli perché sono buonissimi. Tra l'altro questo posto è anche a Milano e quindi se siete di Milano non dovete andare a Roma per provarlo. Adesso parliamo un po' di posti in cui andare a fare aperitivo, perché ne ho visti diversi a Roma, diciamo, e ne ho tanti da consigliarvi. Il primo che ho da consigliarvi mi è piaciuto un sacco per quanto riguarda l'arredamento, si chiama Corupuna ed è in una zona fuori Roma e praticamente è una specie di fabbrica, non lo so, in cui hanno lasciato tutto così fatto di cemento com'era e l'hanno riempito di piante e lucine, vi giuro è veramente stupendo dentro. Tra l'altro so che non è solo un posto per gli aperitivi ma fanno anche sushi, e solo che a me sushi non piace. Sinceramente non ricordo neanche com'era il drink, cioè mi pare buono, però mi ha colpito talmente tanto il posto, l'arredamento, che cioè alla fine non ho neanche pensato al drink che avevo. Un altro posto, il più recente a cui siamo stati, si chiama Baia, con la J, alla romana proprio, però non lo so dire io alla romana. È sul Tevere, è una di quelle barchette che ci sono sul Tevere, è anche ristorante, però sicuramente si spenderebbe non so quanto, e quindi secondo me è proprio ideale per l'aperitivo. Noi eravamo fuori sul lato Tevere, su tavolini, proprio nel corridoio che c'è, no, fuori dalla barca. È stato carinissimo e anche i drink erano ottimi, quindi questo dovete per forza provarlo. Il prossimo posto è il preferito di Leonardo, ci sono stata sia d'inverno che d'estate, però d'estate è sicuramente meglio. Si chiama Voodoo Bar ed è un bar un po' particolare, dal nome si capisce tutto. All'entrata vi fanno, se volete, non per forza, una specie di segno rosso qua in fronte, e la prima volta che ci siamo stati abbiamo preso un cocktail dentro un ananas molto molto buono. Poi ci siamo tornati anche d'inverno e d'inverno era il chiuso, non era più all'aperto, e c'era tipo un signore con un serpente attorno al collo e l'ho preso pure in mano per farci una foto. Nel prossimo posto non ci sono mai stata, infatti Leonardo ci siamo ancora portare, però me l'ha parlato lui, ed è un bar completamente ghiacciato all'interno, infatti so già che morirò appena ci entrerò. Si chiama Ice Bar per l'appunto e non so dirmi niente perché non ci sono mai stata, però mi sembra fighissimo come posto, come idea, e quindi mi faceva piacere parlarvene. Terminiamo qua la grande trafila degli aperitivi. La prossima di cui voglio parlarvi è una gelateria, la gelateria più famosa a Roma, si chiama La Romana per l'appunto, è una gelateria storica a Roma. Il gelato è artigianale, hanno un sacco di gusti strani, speciali, sono gusti che piacciono a me di solito, io non sono una che quando va alla gelateria
pizzeria prendi cioccolata e yogurt, poi fa conto che io prendo sempre le cose più strane e impensabili. Non mi interessa neanche se i gusti che prendo stanno bene tra di loro, sinceramente, cioè no. E preferisco anzi le cose, i gusti con i pezzettini di cose dentro. Per esempio, quando vado da Grom prendo sempre crema di Grom perché ha i biscotti, quelli buonissimi loro, dentro, e la adoro, insomma. Non c'è stata, vi giuro che non c'è stata una volta che io sia andata da Grom che non ho preso crema di Grom, cioè... Allora, per quanto riguarda il sushi, vi ho detto prima che a me non piace il sushi, però comunque sono stata in dei posti che fanno anche sushi. Allora, prima di tutto spero conosciate il Temakinyo, che è famosissimo anche a Milano e da quello che so è pure a Roma. Non ci sono ancora mai stata, però voglio andarci perché comunque ho scoperto che fanno pure sushi senza l'alga, perché il mio problema è l'alga, non mi piace l'alga, cioè non è che non mi piace, probabilmente sono allergica perché mi fa delle strane reazioni. E poi vabbè, non mi piace il pesce, a parte i gamberetti e il granchio tipo. Quindi se vado al sushi devo trovare per forza qualcosa senza alga e con i gamberetti oppure col granchio. E appunto, da Temakinyo non so se hanno cose che potrebbero piacermi, però siamo stati con Leonardo in quest'altro posto che è comunque famoso a Roma. Adesso lo trovo, non mi ricordo come si chiama. 021. Io sto registrando un video, Ale, appena finisco vengo. E in questo posto appunto ho trovato finalmente del sushi che mi piaceva e mi è piaciuto un sacco, vi giuro. Un altro posto in cui fanno sushi fighissimo, in cui sono stata, si chiama Coffee Pot. Ce ne sono due, mi pare, a Roma. Praticamente l'arredamento è fighissimo, il posto è bellissimo. E non fanno solo sushi, ma fanno anche cucina messicana. E quando sono andata io ovviamente ho preso messicano, perché io adoro la cucina messicana. E anche il posto dentro è veramente bello, pieno di luci, pieno di piante, proprio lo stile che piace a me. Se ci sono luci e piante, a Ginevra piace. Sempre per quanto riguarda il messicano, c'è un altro posto in cui siamo stati proprio vero messicano. Cioè quello... non è il messicano commerciale che fanno, ma è proprio vero e puro messicano. Si chiama El Pueblo Mexican Restaurant, è tipo il miglior messicano a Roma. È tutto arredato dentro, super messicano, e ha un sacco di roba appunto tipica messicana che in realtà in altri posti non fanno perché commercializzano un po' il tutto. Lì abbiamo assaggiato pure il cactus, tipo, che mi ha fatto schifo, però appunto giusto per farvi capire che roba strana hanno. Siamo quasi agli sgoccioli, il prossimo posto di cui vi voglio parlare si chiama Avocado Bar e il nome dice tutto. Infatti ha tutte cose con l'avocado, insomma per gli amanti dell'avocado è proprio perfetto. E siamo arrivati agli ultimi due luoghi, insomma, che ho da dirvi. Il prossimo si chiama Ex e ci siamo stati per pranzo perché pensavamo che fosse una cosa così al volo veloce, perché erano tipo solo roba con le uova. In realtà non è stato affatto così, forse più per la cena, cioè noi eravamo strapieni. In pratica hanno tutte le cose con le uova. Il loro piatto forte è una specie di confezione di uova con 6 uova, le uova rotte, con al loro interno delle cose speciali. E vi giuro, sono tutti abbinamenti un po' strani, particolari. Per esempio il mio preferito è stato quello con una crema al martini, con delle palline tipo dentro di lime, poi non ricordo bene, era buonissimo. Poi vabbè, ovviamente hanno le paste con l'uovo, cioè hanno tipo la carbonara in miliardi di modi, buonissima. Io ho preso l'originale e vi giuro, troppo buona. Se volete provare la carbonara buona a Roma, sicuramente quello è un posto in cui potete andare. Poi fanno tipo dei piatti con, che si chiamano tipo l'uovo nascosto, una cosa del genere. Noi abbiamo preso quello con l'avocado e poi c'è tipo anche con il pomodoro, mi pare, con un sacco di altri tipi di cose, però non ricordo. E siamo arrivati all'ultimo posto, questo si chiama Dolce. Non si chiama così perché hanno solo dolci, però i dolci sono la parte più buona. Hanno anche cose appunto salate e che sono buonissime, però appunto la parte principale, la parte proprio per cui ci dovete andare, sono i dolci. Io mi ricordo, ho preso una cheesecake che era, a parte era enorme, ma poi era super buona. Poi mi ricordano tantissimi tipi di cheesecake, mi ricorda un po' Cheesecake Factory che c'è in America, non so se la conoscete, e dove per l'appunto hanno anche cose salate che sono strabuone, però la parte principale rimangono comunque le cheesecake, che sono troppo buone. Ho finito la mia lista di posti a Roma, cioè ce ne ho altri segnati, però quelli che mi sono piaciuti di più sono questi. Se siete di Roma o siete di qualunque altro posto, conoscete i posti a Roma o comunque
in tutta Italia che secondo voi dovrei provare, scrivetemeli nei commenti, così magari li aggiungo alla mia mappa e magari un giorno ci andrò. E vi ricordo di scaricare Mapstr e seguirmi per scoprire tanti nuovi posti, non solo in Italia ma li ho in tutto il mondo, vi giuro, ne ho tantissimi. Se per caso andate in America, nel posto in cui ero io mi sono segnata un sacco di posti dove mi piaceva tantissimo andare, e andate a provarli. Quest'app è veramente fenomenale, vi lascio il link al mio profilo nell'info box, ma comunque mi chiamo Ginevra Iorio, quindi potete benissimo trovarmi. Vi consiglio anche di seguirmi su Instagram, perché è anche lì che metto magari i luoghi in cui vado e comunque me li segno. Ho le storie in evidenza con tutti i posti in cui sono stata, quindi spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto. Vi ricordo di andare a vedere anche l'altro video, quello che ho fatto su Milano. Vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo presto. Not the album either, these are just the throwaways. Fish is still so cold when it drops, it's gonna be a motherfucking snow day.